Quest'ultima ora andiamo a fare un argomento che non c'entra direttamente con quello che è successo. Cioè, andiamo innanzitutto a dare la definizione di spazio medio. Cos'è uno spazio metrico? È una coppia XD dove X è un insieme e D è una distanza sull'insieme X. Cioè, che cos'è? D è una funzione da X, cartesiano X, a valori in 0 più infinito. Cioè significa che alla coppia XY di elementi di X associa la loro distanza, che indichiamo con D XY. Una distanza però non è un'applicazione qualunque, innanzitutto c'è scritto qua che deve essere possibile, ma poi deve possedere tre proprietà. Allora, la prima proprietà: quando enumero le proprietà lo farò sempre con i, cioè con la numerazione romana, oppure ci metterò dei pallini, un pallino, due pallini, tre pallini. Allora, prima proprietà: la distanza di xy deve essere maggiore o uguale di 0 per ogni x e y appartenente a x, e questo stava già scritto qua dentro. E poi la distanza di xy deve essere uguale a 0 se e solo se x è uguale a y. La seconda proprietà è che la distanza di xy deve essere uguale alla distanza di y da x per ogni x e y appartenente a x. Questa quindi è una proprietà di simmetria, cioè si dice la distanza è simmetrica. E la terza proprietà è una proprietà che conosciamo già nel caso Euclideo, cioè che la distanza di x da z è minore o uguale della distanza di x da y più la distanza di x di y da z per ogni x, y e z da x. E si chiama disuguaglianza triangolare. Questa disuguaglianza triangolare si chiama così, mutua il nome dal caso Euclideo, ma in realtà è concettualmente molto semplice. Il concetto di spazio metrico la distanza, diciamo, quando abbiamo due punti, la distanza di x da y molto spesso è associata con la lunghezza in un certo, con un significato ben preciso, può essere anche una lunghezza in tempo piuttosto che una lunghezza del percorso che conduce da x fino a y. Allora, immaginate per esempio di dover andare da x fino a z immaginate di dover imporre il vincolo di passare per y. Allora, se io devo passare per y o comunque sia, se sono obbligato a passare per y, allora allungo. Perché, per quale motivo? Perché se questo percorso che mi porta da x a z passando per y fosse più corto di quello di prima, già sarebbe il percorso che mi dà la distanza, perché la distanza è il percorso, è la lunghezza del percorso di lunghezza minima che conduce da x a z.
cioè questo come concetto sottostante, qua non c'è nulla di tutto ciò, queste sono semplicemente una definizione, quindi insomma il concetto è che io, il concetto alla base della disuguaglianza triangolare è che quando vado da x a z io ci vado nel modo, diciamo, seguendo il percorso più breve possibile. Ovviamente qua c'è scritto che se devo passare per y allungo, tra virgolette, cioè posso anche rimanere che non allungo, cioè qua può anche valere l'uguale. Ma quante volte uno dice vabbè, dà il passaggio a uno, dice no vabbè ma poi devo allungare, no sono di strada, cioè passo per casa tua, ti lascio, quindi non allungo. Ok. Oh, però ovviamente quali possono essere esempi di spazi metrici? Possiamo avere i classici esempi di distanze, quindi possiamo avere una distanza stradale, una distanza ferroviaria, una distanza diciamo percorso per via aerea e così via. In realtà anche le classiche distanze a volte non soddisfano queste proprietà in maniera perfetta. Facciamo un esempio. Questa più o meno ci possiamo stare, perché diciamo anche questa però può essere oggetto di riflessione, perché oggigiorno per esempio internet ha ridotto le distanze, diciamo, la distanza che mi serve per collegarmi con un documento, diciamo, con qualunque tipo di informazione mi serva, se so dove sta, è praticamente quasi nulla, no? Mentre prima accedere a un certo tipo di informazione significava andare fisicamente da qualche parte eccetera, adesso magari se io faccio la distanza sui diciamo un collegamento internet, molto spesso la distanza assomiglia a un tipo di distanza che in matematica si chiama 0,1. Ci sono certe cose alle quali puoi accedere che hanno praticamente tutte quante distanza nulla, perché tu premi un tasto e ti arriva tutto, e certe altre cose invece che hanno una distanza che per te, alle quali non puoi accedere. Ma la situazione limite perfetta è di quella che si chiama distanza 0,1, è quella che diciamo della persona che sta, diciamo, è stata arrestata e le viene dato il gettone per poter chiamare l'avvocato. Quindi tu puoi, diciamo, se c'è il gettone puoi chiamare chiunque nell'ambito della città. Allora, prendi l'insieme delle persone della città che hanno un telefono. Allora, all'epoca comunque la comunicazione aveva un costo fisso, urbano, che era il gettone. Allora, se tu non hai il gettone puoi comunicare solo con te stesso, se hai il gettone puoi comunicare con chi va. Comunque, la prima proprietà più o meno è abbastanza standard, è abbastanza banale. La seconda, quella di simmetria, nelle distanze vere e proprie, diciamo, nella vita reale a volte non è vera, perché a volte per esempio se io vado, pensate ai sensi unici, se io voglio andare da qui a un altro posto di Cassino in questo senso devo fare 200 metri, se voglio tornare al contrario devo fare un chilometro, perché per via dei sensi unici devo fare un giro diverso, quindi questa qua a volte non è vera. Però diciamo, fin tanto che i collegamenti di comunicazione sono simmetrici, per esempio se parliamo di una ferrovia a doppio binario, che è sempre a doppio binario, allora questa è vera, perché se c'è il binario che porta da Napoli a Roma, c'è anche il binario che porta da Roma a Napoli, e la lunghezza è la stessa. Questa qua invece è appunto sempre, diciamo, è ragionevole chiederla e ha senso, perché su qualunque tipo di distanza è chiaro che se io impongo il vincolo di passare per y allungo. Ovviamente ecco un altro motivo per cui la distanza potrebbe non essere simmetrica, per esempio se io faccio anche la distanza per via aerea, è come sono posizionati gli aeroporti.
per esempio chi parte da Fiumicino sa benissimo che l'aereo decolla verso il mare, qualunque cosa sia decolla verso il mare, sia che debba andare verso New York, allora continua, sia che debba andare verso, che ne so, Varsavia, allora piglia e gira. Quindi già questo rende la cosa, può rendere la cosa non simmetrica, perché invece in atterraggio l'aereo che arriva da Varsavia atterra direttamente, non deve fare tutto il giro. Quindi il fatto che magari si atterri su una pista e si decolli da un'altra pista può far sì che non ci sia simmetria. Però modulo questi fatti qua, bene o male, queste, diciamo, il concetto di distanza è venuto fuori veramente da quello di distanza dei collegamenti, dei trasporti. Però anche lì le distanze sono di più e sono diverse, perché per esempio, ammesso che soddisfino queste tre proprietà, sia la distanza stradale, sia la distanza ferroviaria, sia la distanza aerea, tendenzialmente se io prendo due città che sono dotate sia di collegamenti stradali che ferroviari, per esempio Roma e Milano, qual è più lunga, quella stradale o quella ferroviaria o quella aerea? In genere è quella stradale e ferroviaria sono quasi uguali, però tendenzialmente quella ferroviaria è più corta. Per quale motivo? A parte gli investimenti che vengono fatti per fare le gallerie, quelli si possono fare pure per le strade, però la ferrovia è una linea di comunicazione privilegiata che ti arriva al centro della città, mentre la strada poi comunque arrivi a raccordo che poi dopo ti porta verso il centro, e quell'ultimo pezzo spesso non è molto rettilineo perché deve tener conto del contesto urbano e dei vincoli che ci sono. Meglio ancora, chi è più corta, il collegamento via aereo o il collegamento via treno? Via aereo, perché insomma quello per aria non è che c'ha tanti vincoli. È vero che anche col treno voi avete, però col treno se volete andare da diciamo Roma a Verona passate comunque per Bologna, a Bologna girate, cioè c'è poco da fare, invece da Roma a Verona ci può andare direttamente. Anche gli aerei non seguono sempre una linea diritta, l'aereo segue una linea non sempre diritta perché deve garantire in ogni caso che ci sia un posto dove possa atterrare. Poi però ci sono anche altri tipi di distanze, per esempio se parliamo della distanza stradale, io posso avere più strade, allora se io voglio andare da qui alla sede universitaria nostra che abbiamo a Frosinone, probabilmente il percorso più corto è per la Casilina, perché altrimenti l'altro percorso possibile è andare a prendere l'autostrada e poi salire, ma siccome la Casilina mi porta direttamente a Frosinone Alto dove sta la sede e sicuramente mi fa accorciare di 7-8 km quantomeno. Il problema è che se seguo quel tipo di strada sicuramente ci metto più tempo, che se posso, cioè sull'autostrada lo scorrimento delle auto è più veloce, quindi se io valuto in termini di chilometri ho un certo tipo di distanza, se invece valuto in termini di tempo di percorrenza, allora il percorso più breve diventa l'autostrada. Chiaro? Ok, però diciamo questo dal punto di vista della definizione a me non interessa, cioè io vi devo specificare, ho un insieme, per esempio l'insieme delle città, e devo specificare una distanza. Cos'è la distanza? La distanza, per esempio, quando mi danno la distanza, ci sono dei programmi, no? Che vi forniscono la distanza in termini di tempo tra due città, il tempo di percorrenza. Come è fatto questo tempo di percorrenza, secondo voi? Mica quello si mette a fare una media delle auto che... Quando vi dicono che il tempo di percorrenza da qua a Frosinone è 48 minuti,
i limiti di velocità. Esattamente, lo fanno con i limiti di velocità, cioè loro dicono ci sono i limiti di velocità, anche ammesso che tu, ovviamente se ci sta quel giorno, ci sta l'ingorgo anche sull'autostrada, ci metti 3 ore lo stesso, però diciamo la distanza viene definita sul, diciamo, in base ai limiti di velocità, quindi alla velocità più grande che tu puoi tenere su quella strada, si fa il conto e quella lì modulo certe piccole cose, insomma problemi di simmetria o quant'altro, ma sostanzialmente è una distanza. Vediamo se effettivamente i collegamenti sono simmetrici, allora effettivamente è una distanza, anche quella là con il tempo di percorrenza. Quindi possiamo avere più distanze, chilometriche a seconda del tipo di collegamento che abbiamo, oppure possiamo avere una distanza diciamo con i tempi di percorrenza, o qualunque altra distanza ci vogliamo inventare. Abbiamo l'insieme x, ogni volta che ci inventiamo una funzione t con queste tre proprietà si parla di spazio. Chiaro? Okay. Allora, quali sono i casi standard? Il caso standard principale è R. Su R noi abbiamo la distanza euclidea. Come è fatta la distanza euclidea di due punti? Per definizione è il valore assoluto della differenza. Siamo sulla retta reale, la distanza non è altro che la lunghezza del segmento che va da x fino a y o da y fino a x, dipende chi è più grande. Chiaro? Oh, è una distanza? Certo, perché il valore assoluto della differenza è maggiore o uguale di 0, uguale a 0 solo quando x coincide con y, no? È simmetrico e infine soddisfa la disuguaglianza triangolare. Questa disuguaglianza triangolare l'abbiamo già vista. Possiamo anche avere c con la distanza, anche questa si chiama distanza euclidea. Chi è la distanza euclidea di z da W? È il modulo di z meno W. Anche questa è una distanza, perché se vi ricordate noi abbiamo dimostrato la disuguaglianza, le prime due proprietà sono banali, il modulo è un numero reale maggiore o uguale di 0, uguale a 0 ed è simmetrico, il modulo di meno z è uguale al modulo di z, ma l'unica proprietà non banale è la disuguaglianza triangolare, ma se vi ricordate noi la disuguaglianza triangolare l'abbiamo dimostrata anche per i numeri complessi e la distanza fatta col modulo. Ok? Quindi questi due casi per noi sono casi che agiscono da faro. Ok? Poi, giusto per far capire che non ci sta solo questo, che non ci sia solo questo, già l'abbiamo capito, perché per esempio una distanza si può definire sull'insieme delle città, quindi anche se l'insieme non è un insieme di numeri ma un insieme di città, la distanza si può fare. E sull'insieme delle città abbiamo visto che di distanze ne possiamo avere almeno 4, quella stradale, quella ferroviaria, quella aerea, quella navale se sono città che stanno sul mare, oppure quella in termini di percorrenza. Ok, anche quella navale è una distanza, anche lì non sempre dice ah vabbè basta fare sull'oceano la cosa più corta, no, perché se tu vuoi andare da qui in Asia, per esempio, questi sono problemi attualissimi, per quale motivo? Questa è una cosa che merita, anche se non è propriamente matematica, merita 2 minuti di approfondimento. Uno dei principali problemi del commercio mondiale qual è? Il costo dei trasporti. Portare le merci dalla Cina in Europa e viceversa. Questo è uno dei problemi principali del commercio mondiale attualmente. E per esempio la Cina ha lanciato un programma enorme
che si chiama Via della Seta o One Belt One Road a seconda di, che però non è facile da attuare. Perché? Cosa significa? Allora, chi va, quando le petroliere andavano a prendere il petrolio dal, vanno a prendere il petrolio dal Golfo Persico, che giro fanno? E lo devono portare in Europa. Passavano per il canale di Suez. Il canale di Suez era stato realizzato nel 1856, se non sbaglio, apposta per fare questo. Però il problema è che a un certo punto è scoppiata la guerra negli anni 70, c'è stata una crisi per cui il canale di Suez era chiuso. Le petroliere facevano il giro sotto l'Africa e hanno fatto le super petroliere, talmente grosse che magari per il canale di Suez non ci passava neanche più. Quindi questa rotta è rimasta anche dopo è stato riaperto il canale di Suez, in certi casi. Quindi tutte le petroliere che portano il petrolio in, nell'est asiatico passano per lo stretto di Malacca, perché accorciano di parecchio. Se un domani si chiude per qualunque motivo lo stretto di Malacca, quelle petroliere devono allungare, devono fare 1000 chilometri. Non sono fatti indifferenti. Quindi la distanza navale ha dei vincoli, quindi non è una distanza che tu fai, vabbè, diciamo l'unico vincolo è quello di stare sulla superficie terrestre, no, ci sono dei vincoli dati dalla, diciamo, dalla presenza di ostacoli nel cammino. Però per farvi vedere che non ci sono solo, non ci sono solo questi insieme, queste distanze, potrei anche definire, questo lo accenno soltanto perché non sappiamo chi è R2, R2 comunque è R cartesiano R, e gli elementi di R2 hanno semplicemente, sono dei punti che hanno due coordinate, quindi x, siamo sul piano cartesiano, quindi a coordinate x1 e y uguale y1 e y2, anche qui voi avete una distanza che è quella euclidea. Come si fa la distanza euclidea di due punti stavolta sul piano, quindi non sulla retta ma sul piano? Si fa, se vi ricordate, con la radice quadrata di x1 meno y1 al quadrato più x2 meno y2 al quadrato. E quando andate a disegnare questi punti sul piano dovete fare la lunghezza di questa diagonale per il teorema di Pitagora. Però non è l'unica possibilità, io posso fare anche un'altra distanza, la chiamo distanza 1 di x da y, posso fare x1 meno y1 più x2 meno y2, che significa che invece di andare lungo la diagonale io sono costretto a muovermi per andare da x a y o in orizzontale o verticale. Allora, se voi siete costretti a muovervi in orizzontale e in verticale, allora per andare da x a y potete andare, cioè non, la lunghezza che percorrete non è uguale alla lunghezza della diagonale ma la somma della lunghezza dei cadenti, che è di più. Ma non mi conviene, dipende. Se stai a Cassino e vuoi andare da un posto a un altro, le strade sono fatte così, verticali e orizzontali, e quindi devi fare la distanza stradale non sarà di questo tipo ma sarà di questo tipo. Se tu stai sulla strada e vuoi andare da un posto a un altro a Cassino, le strade sono tutte orizzontali o verticali, tranne il Corso della Repubblica e via Enrico De Nicola, che sono leggermente divergenti, insomma le altre più o meno sono fatte così. Ma non solo a Cassino, anche in quasi tutte le città americane sono fatte così, ci stanno le street e le avenue. Anzi, le street sono quelle corte e sono tante, le avenue sono quelle lunghe, sono nel rettangolo quelle parallele al lato più lungo, ok? E sono in genere più largo, ok? Però non hai solo svantaggi ad avere questo tipo di distanza,
vero che è più lunga, però è vero anche che hai due percorsi di lunghezza minima. Cioè, allora se io avessi un rettangolo molto alto, vedete, io voglio andare da x a y, io posso seguire questa base e questa altezza, oppure questa altezza e questa base. Quindi ho due soluzioni, il che in caso, diciamo, se il rettangolo è molto lungo, per esempio, anche andando in diagonale avrei poco guadagno in termini di... avrei un guadagno, però non eccessivo in termini di lunghezza per corsa. Allora, il fatto di avere due soluzioni mi, per esempio, consente di diciamo, avere magari che una delle due soluzioni è migliore per problemi di traffico, no? Quindi a Cassino spesso e volentieri sapete le strade che dovete percorrere per metterci di meno. Però in termini di lunghezza questa qua è già una distanza se parliamo soltanto della lunghezza, ok? Che questa sia una distanza è, questa è un po' più difficile da dimostrare, questa è facilissima da dimostrare, ma comunque si dimostra. Quindi, concetto che deve rimanere stampato in testa a lettere proprio marchiate a fuoco è che avere una distanza significa, cioè avere uno spazio medio significa avere un insieme con una distanza. Su un insieme ci possono stare tantissime distanze diverse. Abbiamo dato numerosi esempi proprio per far capire che le distanze sullo stesso insieme possono essere sbagliate. Tra le città dipende come ti vuoi muovere, per strada, per ferrovia, con l'aereo. Quindi ci possono stare nello stesso insieme moltissime distanze diverse. Per esempio in R2 ci saranno infiniti tipi di distanze diverse. Questa qua si chiama distanza 1 o metrica di Manhattan perché è di un certo tipo. Questa qua si chiama distanza 2, poi ci sarà una distanza P per ogni P compreso tra 1 e più infinito. Però questo per adesso non ci riguarda. Ok? L'altra cosa che deve rimanere impressa è che per avere uno spazio medico l'insieme X non deve essere per forza un insieme di numeri. Noi applicheremo il concetto di spazio medico a insiemi numerici, di vettori, di funzioni, ma ovviamente si può anche avere un insieme di città. Chiaro? Ok, allora detto questo, fissato questo concetto, allora se io un'altra cosa deve rimanere impressa: se io ho perso mezz'ora a fare questo discorso, non l'ho perso per parlare soltanto del problema commerciale di importare merci o esportare merci in Cina, no? L'ho perso perché è un concetto che ritengo importante, no? Quindi al tempo impiegato dovrebbe essere proporzionale il tempo che ci dedicate anche voi nella riflessione per cercare di capire. Adesso comunque, fatto questo, data questa definizione che ci ha portato via una mezz'oretta, andiamo a vedere cosa si può fare in uno spazio metrico. Ecco, quello che si può fare in uno spazio metrico, adesso cominciamo a fare qualche accenno, poi lo sviluppiamo lunedì, è la definizione di una topologia. Noi facciamo soltanto il caso degli spazi metrici, si può fare in casi più generali, ma noi facciamo solo il caso degli spazi metrici. Allora, cominciamo. Il fatto di definire una topologia richiede una lunga serie di definizioni. Allora, noi abbiamo sia x di uno spazio metrico. Allora, cominciamo a dare la seguente definizione. Si chiama sfera aperta di centro x con 0 e di raggio epsilon. Questo non è altro che l'insieme degli x appartenenti a x, tali che la distanza che abbiamo sullo spazio metrico di x da x con 0 è minore
si chiama Sterape. In inglese open bull. Attenzione, sfera in inglese è ball, non è sfia, sfia della superficie sferica. Fatemi cancellare questo che non c'entra niente. Invece chiamiamo sfera chiusa centro x con 0 raggio epsilon, la stessa cosa, però qua c'è minor 1. Ok, allora, una volta date questo, perché si chiamano così? Perché se siamo in R3, cioè nello spazio usuale, e abbiamo la distanza euclidea definita, non l'ho definita perché ho definito solo in R2, ma in R3 si definisce in maniera analoga, effettivamente la sfera aperta effettivamente è una sferica. Aperta significa che non c'è la superficie. Chiusa vuol dire che c'è la superficie. Chi sono le sfere aperte nel caso di R con la distanza euclidea? Chi è la sfera aperta di centro x con 0? Secondo voi, su R e la distanza euclidea, quale segmento? X con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon. Se prendete la sfera aperta vi viene il segmento aperto senza gli estremi. Se prendete la sfera chiusa vi viene il segmento compresi gli estremi. Se lo fate in R2, x con 0 è un punto di R2, usando sempre la distanza euclidea, invece di venire il segmento vi viene un cerchietto. Metto i trattini per indicare che il cerchietto è senza circonferenza nel caso della sfera aperta ed è con la circonferenza nel caso della sfera chiusa. Chiaro? Queste sono due definizioni. Adesso dobbiamo dare altre definizioni, molte definizioni. Allora, definizione si dice che U è un intorno di x con 0. Siamo sempre nello stesso spazio metrico, eh? Oppure x con 0 è interno ad U. O dico così è la stessa cosa. Se e solo se per definizione esiste un epsilon maggiore di 0, tale che x con 0 ovviamente appartiene alla sfera di centro x con 0 di raggio epsilon, che è con un bene. Quindi si dice che un punto è interno a un insieme, ovvero che l'insieme è un intorno del punto, se in mezzo ci riesco a mettere una sfera aperta di centro. Ok? Allora, vediamo se avete capito. Prendiamo questo intervallo qua, 0, 1, con questo estremo, con 0 sì e 1 no. Allora, cominciamo a vedere, 2 è un punto interno a questo insieme? No. Allora, un punto per essere interno a un insieme quantomeno ci deve appartenere, perché sta in
questa sfera che producono l'insieme, quindi sicuramente deve stare lì. Quindi neanche uno è interno all'insieme. Un mezzo è interno all'insieme? Un mezzo sì, perché io posso prendere un epsilon abbastanza piccolo e ci riesco a mettere una sfera aperta. 0,001 è interno all'insieme? 0 è interno all'insieme? No. Interno che significa? Non significa solo appartenente. Allora vedete, se io parto da 0, qualunque sia epsilon, e vado a fare l'intervallino che corrisponde alla sfera aperta, l'intervallino sarà meno epsilon più epsilon. Ma siccome deve partire da meno epsilon sta fuori dall'insieme, quindi un diciamo un pezzo di questa sfera aperta non è contenuto in U. Per esempio meno epsilon mezzi non è contenuto in 0. Quindi chi sono i punti di quell'intervallo lì, 0,1, chiuso a sinistra e aperto a destra, che sono interni all'intervallo? 0,2. Allora, i punti interni di questo insieme sono l'intervallo aperto, sono l'intervallo senza gli estremi, perché se io prendo un qualunque punto di 0,1, le cose funzionano tranne in 0. Oh, rifacciamo lo stesso ragionamento con AB. Allora, chi sono i punti interni ad AB? Beh, sicuramente devono essere punti dell'intervallo, perché se sto fuori dell'intervallo non stanno nell'intervallo e quindi non sono neanche interni. Però non sono tutti, gli estremi non vanno bene. Se un punto sta veramente, perciò si dice interno, perché più o meno la terminologia rispetta quello che ci dice. Diciamo, se io prendo un punto, che ne so, anche A più Rho, basta prendere epsilon uguale alla metà di Rho, ed effettivamente sono una sfera aperta che contiene tutto. Se però prendo B, le cose non funzionano, perché siccome siamo proprio, si dirà, sulla frontiera, ogni volta che vado a prendere un intervallino di centro B, metà sta nell'insieme e metà sta di fuori. Quindi il punto B non è interno, il punto A non è interno, gli altri punti dell'intervallo AB sono interni. Adesso dobbiamo andare a dare altre due definizioni. Quando è che un insieme si dice aperto? Poi le proprietà di queste tipologie di insiemi le vedremo lunedì. Sempre nello stesso contesto, cioè nel contesto di uno spazio metrico, A contenuto in X si dice aperto se e solo se per definizione A è intorno di ogni proprio punto, di ogni suo punto. Allora, vediamo il caso di prima. Questo insieme AB con gli estremi è aperto? Allora, avevamo visto che questo era intorno di tutti i punti che stavano in questo intervallo qua. Potete dire che sia aperto AB
con gli estremi? La risposta è no, perché non è un intorno né di A né di B. Qua c'è scritto che deve essere intorno di ogni suo punto. Mentre invece se ci tolgo gli estremi, effettivamente è aperto, perché stavolta qualunque punto io vado a prendere nell'insieme, siccome non può essere più uguale né ad A né a B, ma deve essere strettamente compreso tra A e B, posso sempre ricavare un intervallino qui x con 0 meno s, e prendo epsilon abbastanza piccolo, posso ricavare un intervallino x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon contenuto in AB. Ci siamo? Ok. Quindi effettivamente se parliamo di intervalli, gli intervalli aperti sono esattamente quelli che prima chiamavamo aperti, cioè sono quelli senza estremi. Un intervallo aperto è AB senza gli estremi. Un aperto, vedremo poi magari lunedì, che non è necessariamente per forza un intervallo. Io posso avere un aperto che è fatto dall'unione di due intervalli, dall'unione che può essere un insieme di intervalli, può essere una semiretta. Però la definizione è questa. Prima di andare avanti, secondo voi tutto x è aperto? Se io prendo l'insieme x, questo è sempre aperto? A norma di definizione sì, perché qualunque sia epsilon, questo è un sottoinsieme di x, quindi avrò che questo contiene x con 0, ed è perché contiene sempre x con 0? Aspetta, perché la distanza di x con 0 e x con 0 fa 0, quindi sicuramente minore di x. Quindi x è sempre aperto. Fatemi un altro esempio di un insieme che è sempre aperto, di un sottoinsieme di x, per meglio dire che sia sempre aperto. Parte. Io dico che un altro sottoinsieme che è sempre aperto è il vuoto. Sono sempre aperti. Allora, perché il vuoto è sempre aperto? Un insieme per essere aperto deve essere intorno di ogni suo punto. Ma il vuoto quanti punti ha? Nessuno. Quanti elementi ha? Nessuno. Quindi non ci sono condizioni da imporre, quindi è aperto. È chiaro? Quindi l'insieme x e il vuoto sono sempre aperti. Poi a seconda della distanza le cose cambiano. Potrei avere che ci siano molti aperti, oppure potrei avere che ci sono pochi aperti. Qual è il minimo possibile di aperti che posso avere? Solo x e solo y. In quel caso si parla di topologia indiscreta. Nel caso della topologia euclidea gli aperti sono molti, ma molti di più. Per esempio sulla retta reale sono molto molto. Dico un'ultima cosa, chi è un chiuso C contenuto in X si dice chiuso se e solo se per definizione X meno C è aperto. Quindi chi sono i chiusi? Sono i complementari
degli aperti. Ok? Allora, cosa se ne ricava? Normalmente quando voi pensate ad aperti e chiusi, pensate a due, una cosa esclusiva, cioè se non si è aperto non è chiuso. Effettivamente in molti casi è così, per esempio qua, gli intervalli aperti non sono chiusi, gli intervalli chiusi non sono aperti. Però chi è il complementare di X? È il vuoto. E chi è il complementare del vuoto? È X. Quindi tutto lo spazio X e il vuoto sono anche chiusi, sono sempre, quindi non è una cosa proprio esclusiva, ci sono altre topologie in cui, per esempio c'è la topologia di scheda in cui tutti i sottoinsiemi sono sia aperti che chiusi. Okay? Ora tecnicamente la topologia è la famiglia degli aperti che abbiamo di un sottoinsieme di uno spazio, diciamo di sottoinsieme aperti che abbiamo di uno spazio vettoriale. Però noi, siccome questi sono concetti abbastanza astratti, non è che vogliamo fare chissà quali cose fantasmagoriche. Noi ci atterremo negli esempi al 99%, li faremo con la topologia euclidea, cioè sulla retta con la distanza usuale. Tuttavia noi abbiamo dato delle definizioni: sfera aperta, sfera chiusa. La sfera aperta è un aperto, e poi lo dimostriamo. La sfera più chiusa è un chiuso, poi lo dimostriamo. Poi abbiamo dato la definizione di intorno e la definizione di aperto. Con queste definizioni noi lunedì ci lavoriamo un po' e ricaviamo alcune proprietà che sono generali. Essendo generali, le scriviamo a parte, le scriviamo in generale, non ha senso scrivere solo per la topologia euclidea. Per quale motivo? Un domani che cambiamo, stiamo su un insieme di funzioni, abbiamo una certa distanza, le cose varranno lo stesso. Chiaro? Va bene. Allora,